Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Andiamo a incontrare nuovamente un sacerdote amante dei fumetti perché li disegna e perché ha dato vita non solo a un sito internet sul quale si possono leggere, sul quale si può anche, con il quale si può anche sorridere grazie alle sue vignette, ma ha dato alle stampe anche una continuazione, un secondo libro nella vignetta del Signore 2, oserei si potrebbe anche dire La Vendetta, però nel senso più positivo e buono del termine. Siamo collegati via Skype con Don Giovanni Berti in arte Don Giobba. Ciao, ben trovato. Grazie, bentrovati, mi fa piacere da qui al nord essere fin lì. Che bello. Grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Voleva essere una cosa simpatica, ma non so se la battuta nella vignetta del Signore 2, il ritorno più che la vendetta, la Bibbia disegnata con il sorriso, si trovano davvero degli spunti di riflessione molto interessanti. Nel primo volume hai commentato i Vangeli, il Vangelo. Qui, come dire, la Bibbia, l'Antico Testamento, il Vecchio Testamento, ti sei lanciato in un'impresa un po' più difficile, un po' più complicata, Don Giovanni, o no? Allora, intanto mi piace la battuta, la vendetta, perché in un certo senso quando con Lorenzo Gagliani, che è l'altro autore del libro, abbiamo detto facciamo il secondo libro, diceva cosa facciamo? Perché i Vangeli li abbiamo fatti. Allora abbiamo fatto un po' come si fa nelle saghe cinematografiche, siamo andati al prequel, a quello che è successo prima, invece di fare il sequel. E prima del Vangelo c'è tutta la storia dell'Antico Testamento, che è una storia molto complessa, anche piena di vendette, perché l'umanità che viene fuori nell'Antico Testamento è veramente molto variegata, fatta di guerre, di vendette, di intrighi, e Dio si mescola dentro questa storia, quindi un po' ci sta. Un po' ci sta. Ecco, ti ringrazio per l'assist, i commenti e i passi biblici di ciascuna vignetta sono di Lorenzo Gagliani, che salutiamo, ringraziamo, è giornalista e insegnante di religione, è stato anche ospite del nostro appuntamento dedicato ai libri perché ne ha scritto uno dedicato ad un cantautore, ad un rocker che è Ligabue, intitolato Hai un momento Dio, anche questo molto simpatica, ecco, come idea. E c'è prima appunto di presentare le vignette, c'è una specie di intervista, di chiacchierata che fai con Lorenzo. Lui dice, caro Giobba, dove eravamo rimasti? Quindi tu commenti l'Antico Testamento, a proposito ti chiede, antico o vecchio? Che vecchio sa un po' sai, di polveroso, mentre antico ha quel fascino del passato, forse, no? Allora, sicuramente è la parte della Bibbia che si colloca prima, della storia di Gesù. Testamento è anche quell'alleanza che Dio fa con l'uomo. Infatti, il nome più corretto sarebbe Primo Testamento, e poi il Secondo Testamento è quello di Gesù, che si basa su quell'esperienza. Infatti, non bisogna pensare che Gesù viene chissà dove, è dentro pienamente la tradizione del popolo di Israele, portandone all'apice, per noi cristiani, all'apice, a compimento, tutte le promesse antiche, dandone un senso. Infatti noi a messa leggiamo in genere prima un passo dell'Antico, Vecchio o Primo Testamento e poi il Vangelo. Quindi ci sta come legame. E questo era un po' provare ad esplorare anche questo Primo Testamento, queste storie così fantastiche, sempre con il metodo che è del libro, quello dell'ironia. Esatto, mostro un paio di pagine del libro, quindi c'è la vignetta, c'è il versetto biblico alla quale la vignetta si ispira e poi c'è il commento. Posso chiederti se sei partito dal versetto biblico per comporre, per disegnare la vignetta, oppure Lorenzo attraverso i suoi commenti ti ha dato delle ispirazioni, cioè è nata prima la vignetta o il versetto biblico? L'uovo o la gallina? Esatto. Beh, allora devo dire che con Lorenzo, infatti lo ringrazio perché lui ha
ha avuto la capacità e la pazienza anche di starmi dietro, perché io sono, ho poco metodo. Però abbiamo messo una serie, abbiamo fatto una carrellata di brani e di punti dell'Antico Testamento, che è infinito, perché ci Esatto. sono storie, i salmi, i libri sapienziali, è una storia lunghissima. Abbiamo messo una serie di punti e poi a volte io costruivo a partire dal versetto, dal pezzo della Bibbia, a volte mi hanno ispirato anche alcuni commenti di Lorenzo, perché ci mandavamo il materiale reciprocamente per vedere chi finiva per primo tutto il lavoro che dovevamo fare. Bel lavoro è stato in questo Gran bel lavoro. senso. È vero che credo possa essere utile anche durante le lezioni di catechismo, sia per i più piccoli, ma anche e soprattutto per i più grandi. È molto bella l'idea di inserire i 10 comandamenti, che naturalmente fanno parte Lei è un dell'Antico classico. Testamento, sì, molto chiari. Noi facciamo sempre un po' fatica a ricordarci quando elenchiamo i 10 comandamenti, ce ne manca sempre uno, poi andiamo a ripeterli e manca sempre, aggiungiamo quello che mancava, comunque ne mancano sempre un paio. Invece, in questo modo, con le vignette, almeno per quanto mi riguarda, ho notato che riescono a rimanere ben impressi e quindi anche nell'ordine giusto. Bella questa idea. Anch'io ho dovuto andarmi a leggere, perché io con gli elenchi non sono mai stato bravo. Però ecco, per esempio, è stato questo bello riprendere anche i 10 comandamenti, che è il pezzo più uno dei più classici della Bibbia, hanno avuto migliaia di interpretazioni, e provare a rileggerli con l'ironia, però sempre con lo scopo, come è nel primo libro, di stimolare ad andare alla lettura del brano in se stesso. È come un modo per dire: la Bibbia può ispirare tante cose, quindi andiamo a leggerla, andiamo ad approfondire quella vera, ecco, non le vignette. Le vignette sono un richiamo. C'è naturalmente ampio spazio dedicato all'Antico Testamento, ma non fai mancare l'attenzione, non fate mancare tu e Lorenzo l'attenzione all'attualità. Si parla appunto, anche ci sono un paio di vignette dedicate all'accoglienza, ce n'è una dedicata a Papa Francesco in partenza per il Giappone nel novembre del 2019 e ce n'è anche una dedicata a Liliana Segre che mi ha colpito tantissimo e credo che sia davvero molto bella, molto forte questa qui. Poi la inquadreremo nel dettaglio, Don Gioba. Quindi spazio anche a quello che succede nel mondo. Beh, questo è fondamentale. Come credenti pensiamo che la Bibbia, sia antico che nuovo, primo o secondo testamento, hanno un aggancio con la vita, portano ad interfacciarlo con la vita attuale. Io se leggo l'Antico Testamento, certo, leggo storie passate ed è importante a volte andare anche alla storia, all'archeologia, ma il senso di dire cosa dice per me oggi. Quindi ogni tanto, se qualche vignetta gioca sull'attualizzazione, è proprio per ricordare questo legame fra scrittura e vita attuale. Dopo, nell'introduzione, abbiamo proprio messo certe vignette che io faccio ogni tanto legate a quello che è la vita attuale, quella di cronaca, le cose che succedono. Esatto, è proprio così. Abbiamo parlato nella nostra prima intervista, quella durante la quale ti presentavamo, della tua grande passione per i fumetti, appunto per il disegno. In questo caso, nella stesura di queste, nel disegno di queste vignette, dedicate appunto alla Bibbia, che cosa hai potuto riscoprire, quale parte dell'Antico Testamento, oppure quale figura biblica, quale episodio? Beh, devo dire che, non so, i 10 comandamenti, che anche poter dire la mia sulla una lettura, sappiamo che ha avuto tante, tante letture, a volte li abbiamo anche un po' stravolti, i 10 comandamenti, per farli diventare, diciamo, quel che è lo schema classico della confessione. E allora provare a rileggerli questo. Poi mi hanno colpito, non so, le figure del re Salomone, del re Davide, questa che erano persone con una grande missione, chiamati da Dio, però con un'umanità veramente vera,
che è fatta di generosità, ma anche di gravi delitti. E questo viene rimarcato spesso nella Bibbia, di queste figure che hanno una grande umanità con tutte le sfaccettature di generosità e di limite. Eppure Dio è lì. Mi è piaciuto giocare su questo un po' e approfondire. E si evince perfettamente dai tuoi disegni e anche appunto dalle tue parole. E vorrei ricordare che hai anche un sito internet, perché sarebbe impossibile raggrupparle tutte in un libro. Le vignette, lo vogliamo ricordare? Qual è il tuo sito Allora, io internet? sì, è dal 2007 che ho questo sito dove ogni domenica metto Vangelo e vignetta ed è gioba.it con la B, Gioba, che è quel nome che mi hanno dato i giovani in una parrocchia e quando c'era da scegliere il nome del sito è diventato poi il mio nome d'arte, ecco. Ecco, quindi Don Gioba, se anche sui social sarà facilissimo trovarti. Intanto, se volete avere una raccolta delle vignette, di alcuni dei lavori di Don Giovanni Berti, vi consiglio questo libro. Nella vignetta del Signore 2, se volete, c'è anche il numero 1 dedicato al Vangelo, Evangeli, Ancora Edizioni, entrambi i libri, con Lorenzo Galliani, che salutiamo, papà Lorenzo, perché è diventato papà di Anna, e quindi lo ringraziamo anche a distanza, anche se non è stato con noi oggi durante questo collegamento. E naturalmente ringraziamo Don Giovanni Berti per la disponibilità. Ti aspettiamo nella vignetta del Signore numero 3, non c'è due senza tre, tre numero perfetto, la Santissima Trinità. Ti toccherà metterti al lavoro, Don Ci Giovanni. stiamo come i tre porcellini anche, cioè, sono nel senso il tre, no, ma cioè, ci stiamo pensando e anche questa è un'occasione per riflettere ulteriormente sulla fede con il sorriso. È proprio così. Grazie ancora per essere stato con noi e alla Grazie prossima occasione. a voi. Grazie.